Salve, sono reduce di uno stato influenzale senza febbre, quindi non ho dovuto fare nessun tipo di allarme o dichiarazione o cose varie, soltanto uno stato influenzale che ho risolto così con l'assistenza dei medici in casa. Degli starnuti, delle cose, cioè ancora devo rifare tutti come si chiamano i test allergorici di allergia. Forse dovrei chiudere anche il balcone, ma arriva una luce bellissima, lo faccio vedere, lo blocco un attimo e faccio. Ecco, questo è quello che vedo, mi spiace che non si vedano i fiori. Allora, innanzitutto mi è arrivato da Dallas, per chi mi segue, ha visto nell'ultimo video che avevo terminato dei prodotti e non riuscivo a trovarli su di ordine. Purtroppo uno è ancora mancante, però nel contempo mi ero dimenticata di aver finito un altro prodotto che era il balsamo struccante, che adesso ho dimenticato di portarlo qua a far vedere, insomma. E quindi ho ordinato, sempre da Douglas, appunto la niacinamide, però ho preso, vediamo se la luce, sì, niacinamide, ho preso il 60 ml, sì, 60 ml, così sono a posto per un po'. Riguardo ai poteri della niacinamide vi rimando al video precedente dei prodotti finiti, dove vi spiego tutte le qualità della niacinamide. Poi ho ripreso la polvere di L-ascorbic acid, quella in polvere appunto, e controllo che ci sia il cucchiaino, perché una volta, a parte che di scoop cucchiaini ne ho, ma una volta che mancava il cucchiaino, la The Ordinary mi rimandò tutta una confezione, eccolo qua, cioè tutta una confezione di L-ascorbic solo per il cucchiaino. Chiedo venia ad Essiem, perché io non ho mai abbandonato Essiem per quanto attiene ai miei acquisti, è una questione di principio, qui c'era una questione di necessità. Manca il resveratrol e ferulico, cercherò di avere pazienza. Bene. Poi a un certo punto ho visto che era finito il balsamo struccante. Il balsamo struccante era un balsamo che ho fatto io, un burro struccante che avevo fatto io e che è durato tantissimo, perché in pratica l'ho rigenerato spessissimo, in quanto all'inizio ho seguito una regola trovata sul web, dove le quantità di burro, insomma, erano abbastanza sostanziose, burro, olio, eccetera, eccetera. E siccome bisognava aggiungere del detergente per creare un po' l'SLS, insomma creare la saponificazione, detto in maniera semplice, poi ci sarà qualcuno che mi correggerà sicuramente, ogni tanto aggiungevo del gel detergente proprio per rigenerarlo, quindi è durato tantissimo. Io ne ho parlato diverse volte, io ho provato il Take the Day Off e mi brucia gli occhi, uno struccante è ottimo, però a me personalmente brucia gli occhi. Ho provato quello di Biotherm e devo dire che è buono, il mio era ottimo, non per niente. Però ne ho provato già un paio di volte, due o tre volte, già da quando ero a Shanghai, e poi l'ho ripreso qua, il Vanilla, e ho ripreso il Vanilla Clean It Zero. L'ho ripreso nella confezione e il Balm Original, perché poi ce ne sono tantissime versioni.
se andate sul web. Questo, ecco, questa confezione qua, c'è la palettina per prelevare il burro, posso aprirlo perché qui è sigillato, la consistenza è questa, si scioglie e poi con l'aggiunta dell'acqua diventa burrosa e come sapete l'olio toglie l'olio. Soffiarsi il naso ovviamente balla, c'è da soffiarsi il naso spesso. Approfitto di questo video per parlare di protezione solare, perché mi era stato richiesto ultimamente, mi era stato chiesto sulla protezione da mettere sopra il trucco. Le mie protezioni solari che ho ricomprato sono di base per il viso, queste due della Eastin, sicuramente ce ne saranno altre. Questa è la colorata e questa la non colorata. L'ho conosciuta grazie a voi, a video. Ho usato con piacere tantissimo quella di Claire's, ma evito di acquistare sinceramente da Wishtrend, perché anche se ci sono diversi prodotti che mi piacciono, perché i tempi di spedizione sono lunghissimi. Cioè, proverò a farlo una volta quando dovrò fare scorta, che non è questo il periodo. Comunque questi, allora, questi ovviamente li ho stesi anche d'inverno, ecco perché li avevo ricomprati anche. Ovviamente in città non ci trucchiamo, giusto? C'è chi si trucca anche al mare, cioè, va benissimo. Dico sulla spiaggia, vabbè, c'è chi si trucca anche per andare in palestra, ma e ovviamente sopra un trucco, anche se mettiamo un qualcosa che sia, che abbia una protezione solare, e intendo dire quindi protezione solare, poi un fondo con protezione solare, che può essere anche un fondo minerale con protezione solare, o una BB cream con protezione solare, la quantità del fondo minerale, la quantità del BB cream non sarà, non è che si accumula al 50 plus per esempio di questo, poi mettiamo una cosa con 30 SPF e diventa 80, no, non funziona così. Ma soprattutto quando mettiamo poi una protezione solare a mo' di fondo, non sarà mai il quantitativo necessario per creare la protezione solare giusta. In polvere minerale può essere giusta per riporla sul viso a distanza di 2 ore, 3 ore, se il nostro tempo di esposizione all'aperto supera quel momento. Quel lasso di tempo. Il discorso è che se rimettiamo polveri minerali, ristendiamo polveri minerali, che comunque sono sempre dei fondi coprenti, rischiamo, una macchina è passata, rischiamo di creare una faccia, un po' pesante, un make-up un po' pesante. Per cui già da 2 anni esistono queste protezioni spray sopra il viso, ed era di questo appunto che mi veniva richiesto, protezioni spray per il viso da stendere ripetutamente, quindi ogni quelle famose 2 ore, 2 o 3 ore, non è questo il periodo, insomma, ma spero che lo sarà, perché in questo periodo magari siamo usciti per 1 ora, 2 ore massimo. Esistono questi spray solari, io ne uso 2, ho usato anche quello della Vichy e devo dire che non è male,
e uso questo della Roche-Posay Antelios, questo qui, ne ha parlato anche il dottor Dry. Il dottor Dry è una dermatologa statunitense, è una tipa un po' bizzarra ma molto preparata, e ne ha riparlato anche lei. L'altro è di Ambra Solare Garnier Advanced Sensitive, questo qui. Ce n'è una, ecco, questa qui, questa di Antelio, è anti-lucidità, per chi avesse la tendenza a un viso che si lucida. Allora, queste sono le ottime alternative per quando si è truccati, quindi non da utilizzare come SPF, per essere, come protezione solare, per tanti motivi, perché non possiamo gestire la totale copertura del viso, delle orecchie, del collo, quanto per ripetere la protezione solare qualora siamo truccate. L'unica accortezza nello spruzzarlo è quello di chiudere gli occhi per evitare di far entrare lo spruzzo negli occhi, di trattenere il respiro per evitare di aspirare lo spray, e io tengo serrata la bocca. Allora, vi faccio vedere un po' come faccio io, anche se non ho bisogno, ecco perché poi durante il giorno se applichiamo protezione solare su protezione solare, è chiaro che la sera l'eliminazione con lo struccaggio deve essere veramente, ecco perché la doppia detersione, cioè eliminare anche quando non siamo truccate ma abbiamo messo tanta protezione solare durante il giorno, la sera anche la doppia detersione è necessaria in questo caso, perché la protezione solare ottura i pori, quindi ha bisogno di essere eliminata, ha bisogno che la pelle respiri. Allora, come mi regolo io, soprattutto in una situazione che non sia ventosa, dove non c'è vento e cosa, si agita, per bene ho trattenuto il respiro e l'ho stesa, e va bene, non sono andata qui sul collo perché non è che intendo uscire, però c'è anche luce che viene da qua adesso, non è che l'ho messa per la luce che viene da fuori, però dunque ho messo sì quella della Roche-Posay che è antilucidità. Niente, questo è un piccolo così reminder sulla protezione solare, visto che si è aperto tutto, dobbiamo pensare, possiamo per chi può pensare al mare, io ci sto pensando, mi sto dando da fare, però vediamo. Io vi ringrazio, torno presto con una novità, con un progetto bellissimo. Ogni tanto posso parlare anch'io di un progetto, anche se non mi riguarda in prima persona, ma è qualcosa per il quale ho contribuito. Vi abbraccio, è gradito, e buona giornata a tutti. Baci.